Ciao amici di suonarechitarra.com, oggi andiamo a vedere un nuovo video tutorial come ogni settimana. Il video tutorial di questa settimana è sulla canzone Alla fine del mondo di Eros Ramazzotti. Perché questo brano? Perché ha un bell'arpeggio iniziale che sono sicuro sia molto interessante da provare a suonare. L'arpeggio purtroppo è veramente veloce per chi ha le prime armi. Quindi il mio consiglio è non scoraggiarsi se non viene subito alla velocità normale, ma bisogna un po' esercitarsi, purtroppo. E in caso, se col plettro è troppo difficile, con le dita dovrebbe essere molto più semplice. Okay. E poi per tutto il resto degli accordi vari della canzone, non subito, ma dopo, fra qualche giorno, diciamo, troverai nella descrizione del video, oppure se stai guardando questo video dal sito, vedi qua sotto il testo con tutti gli accordi, okay? Che non ha senso che io mi metta qui a spiegarteli tutti, perché cambierò abbastanza, quindi stare qua a parlare troppo, nel senso, è molto più facile andare a vedere il testo con gli accordi e seguirlo, ok? Mentre l'arpeggio lo vediamo bene insieme. E l'arpeggio appunto è questo qui. Ok, allora l'arpeggio è questo appunto e l'arpeggio praticamente si muove sugli accordi Re minore, Fa, Do, basso in Sol e Do. La particolarità è che non ci serve fare tutto l'accordo, che okay? Il Fa per esempio non lo faremo tutto, ma faremo il Fa fatto in questo modo, ok? E anche il Re non utilizzeremo questa nota qui, quindi ci serve solo queste due note qua. Quindi per esempio partiamo con cosa dobbiamo fare? Abbiamo tre corde alla volta. Il primo accordo è Re minore, abbiamo queste tre corde da andare a suonare e in tutti i casi l'arpeggio è molto lineare, si va giù e poi su, quindi la prima posizione è corda vuota di Re, quindi quarta corda vuota, secondo tasto della terza corda, terzo tasto della seconda corda, quindi dopodiché mettiamo l'indice sul primo tasto della seconda corda, poi abbiamo il medio nel secondo tasto della terza corda e l'anulare sul terzo tasto della quarta corda e suoniamo le stesse corde. Ok, quindi abbiamo. Da questo punto qua molliamo l'anulare e il medio lo mettiamo sul secondo tasto della quarta corda, ok? Quindi facciamo questo movimento qua, da così a così. E suoniamo sempre le stesse corde. Quindi, ok? Quindi da capo. A questo punto, al posto di tornare indietro sulla terza corda, quindi abbiamo sempre fatto 4, 3, 2, 3, okay? Come c'è cioè con la mano destra, ok? Quindi abbiamo sempre fatto. A questo punto non torniamo sulla terza e facciamo la corda vuota, ok? Quindi e poi facciamo il Do normale, ovviamente non serve che mettiamo l'indice, quindi mettiamo alla quinta corda il terzo tasto, quarta corda secondo tasto e corda vuota di Re, quindi quarta di Sol, quindi terza corda vuota. Quindi abbiamo. Ok, quindi il passaggio è
Lo rifaccio. Quindi tutto da capo, lentamente. Velocemente. Ancora più veloce l'originale, quindi. Ok. Ecco, quindi questo è l'arpeggio. Poi ovviamente vedi il link su chitarrafacile.com/accordichitarra. Praticamente abbiamo tutte le canzoni con il testo e gli accordi. Puoi andare a vedere. Lì tra qualche giorno metterò proprio il testo con gli accordi, quindi modalità canzoniere, quindi potrei vedere che ad un certo punto gli accordi cambiano, ma e poi diciamo la ritmica insomma, te la puoi un po' fare tu. Io ti consiglio dove c'è il ritornello, una ritmica di questo tipo. Ok, quindi sul battere abbiamo stoppate le corde basse, ok? E sull'elevare abbiamo le corde alte con la pennata verso l'alto. Io ti consiglio di fare questo nel ritornello, ok? E poi abbiamo visto bene l'arpeggio iniziale, spero che sia divertente da suonare, quindi buon divertimento. Se ti è piaciuto il video, mi raccomando, metti mi piace e se vuoi puoi iscriverti al canale di YouTube per vedere sempre i video in anteprima e ci vediamo su suonarechitarra.com per tutta la didattica, esercizi, lezioni vari. Ciao, ci vediamo alla prossima settimana.